Tönüm o Murten der Gas, liberamente tratta da I morti non pagano tasse, una farsa in tre atti e cinque quadri del nostro conterraneo Nicola Manzari. Il protagonista, Marco Vecchietti, un modesto impiegato dello Stato, soffocato da debiti, tasse ed incombente sfratto, viene dichiarato ufficialmente morto all'anagrafe del suo paese d'origine, benché lui sia vivo e vegeto. Così il bistrattato Marco Vecchietti, apparso sempre come un eterno perdente dalla moglie e dalla suocera, in ufficio e nel palazzo in cui vive, decide di sfruttare l'errore a suo favore e si ribella a tutto e a tutti. Ma alla fine, convinto a recarsi nel suo paese natale per far luce sull'equivoco, scopre che anche nel suo ridente paesino la corruzione e l'arte di arrangiarsi sono di casa e, visto l'andazzo generale, approfitta per ricavare un bel tornaconto personale. Pur essendo ambientata nei primi anni 50, questa brillante commedia, adattata dal nostro regista Lello Di Gioia, assume i contorni di un ritratto senza tempo della nostra Italia in toni volutamente caricaturali. Un primo atto frizzante con il morto in casa, un secondo atto pieno di sorprese e riconoscimenti, un terzo atto in cui il nostro Marco Vecchietti si riconcilia con il mondo e comincia a vivere una nuova vita. Sia il primo che il secondo atto sono divisi in due quadri. Tra il primo ed il secondo quadro ci sarà solo un breve abbassamento delle luci. Con la solita raccomandazione di spegnere i cellulari, vi auguro buon divertimento. $30 per la pasta, $80 per il pane e rumane $30. E per $30 che cazzo? Allora facciamo da capia. $30 per un uovo, $50 per il pane, $80 per 100 grammi da pasta, avanza. Ah, ma seria, andò a raddotto con un pezzetto. Oh, mamma mia. Chiagni, chiagni. Ci aveva pensato proprio di sposartela con lo morto di fame. Non ce la faccio più. Sì, te l'avevo detto, ma Toninta. C'ha tosta che tenere. Un impiegato dello Stato per marito è buono solo dopo morto. Perché avete? Ma si già pensionge. Ma finché campa! Ma non abbiamo da capire per si trascorso! E quel campa magari ha 50 anni! Figlia me, ti date mezzo secolo di fama innanzi a te! Bell'aiuto che mi dai, eh! Oh, si proprio tu vuoi sapere, io il mio aiuto tu tengo tutti i santi giorni! E in che modo si può sapere? Ui, a Gabbietà Nuova a Santa Rita! E tutti i mattini ci appiccia una bella cannella. E che grazie ci ha domani, se può sapere? Un ternolotto per casa? Santa Rita me, tu che sei una santa di grazia impossibile, chiamati a quella mezza cartuccia di genere mio. Mamma, se ti sento Marco! Sì, perché ma? Quella Santa Rita di grazia faccia, quella non ci mette niente. Da non si per no, si per picchio ho stuto che è una disgrazia. Mia mamma, figlia mia, si ha ragione così, tu ne hai idee, e ha ragione pure per te, ne chiagna, mamma. Ne chiagna, che faccio ne chiagna? Perché se marita te è tu sangue, siamo in quattro ad avvantaggiarci, figlia mia. Quattro? E chi sono? Is che signore te ne grazie, ma c'ha da conto a te. Io e te che ce l'uomo con un sorto di palamana da Nanz, il salumiere open door,
che quello giovane te vuole ancora, sai che mi ha detto la settimana passata? Tanti. Signora Gertrude, se la figlia vostra si avesse sposata a me, a quest'ora faccia la signora, io tengo per la macchina. E tu che ci hai risposto? Che non bisogna mai perdere la speranza, giovanotto. Tu e prega sei che quel santa rue senti i preghi e ti esaudisce solo. Allora si avrà sotto la botta subito la risposta. Hai ragione, perché ci stanno quelli cristiani che tu hai visto tutto bello in salute e danno sì per no, piglia una cucchiata di tac. Madonna mia, madonna mia, è fatta buona da me. E che ci trasse che un dono gozzi se li facciamo? Vita es, vita es. Vedi che quello, yes, canto valicchio. Me l'ha detto proprio testi uno passè. Ha detto, signora Gertrude, l'amore è una cosa e gli interessi sono altri. Se figlia, non mi paga la ritratta da 3 mesi. Ecco, tutto bene che avevo. Ci tengo che io manchi una salvezzichiella. E come faccio a pagarla? E come faccio a pagarla? Mica so io che non voglio pagare. E mica sta Cesolese. E sta giù un fornaro, un macellaio, il fruttivendolo, il droghiere. Dobbiamo dare soldi a tutto il quartiere. E poi, i vi da qua sopra con la carta. A luce, un gas, correndo, tutti sti carta qua in mia mazzicchia. E che tutto sto manco, quello che ormai là dentro, beato come uno scannè. E ha fatto tardi stanotte per quelli lavori in ufficio, hai visto? È stato fine di a copiare carta bollata. Sono io, ti ho dormito 6 ore, avastene avanza. Va uscita, mamma, va uscita. Ma ci vuole una teoria, su fa una toretta. Non a dormire troppo, l'uomo si impigrisce. Sin da mamma te, va uscita. Abbum. Patata, patata. A mattina sette, già stava alerta, bella arzilla, e mi portavo per un caffè in doni. Aspetta, domenica facevo alzare una mezz'oretta di chio. E quando ero bello, quando ero morto, pareva un gioco, quando ero bello. Ma è normale, dico io, ma se papà è morto a 40 anni? L'età giusta per un marito. Sono 10 anni. Sono 10 anni che marito ti sarei già morto! Ma te ne va! Marco! Marco! Scitati! Abrocca! Marco! E me scitati, fa su! Se scitati, mamma! No, se vede che non già fa, sta già troppo stanca! Storia, bruca questa, mamma! E vedi come si c'è tu, caggio! L'acqua! E se io non ha polmonito? Magari, quello da un cuore tosto, che uccide da qui? E poi l'acqua fresca a mattina rinvigorisce i nervi. A parte tu sai quando la doccia ci hai fatto fa. Spicci da mammucci che poi mi ringrazierai. Va, va, mamma, va. Mamma mia, questo che mi faccio fare? Grazie a te, santa Rita, mi hai fatto grazie a me. Oh! È caduto pulito. Che tagli di? Un pulito in borsa, mamma, quelli si addavano a far forza. Madonna, si è caduto malata. Ma no, è la reazione, quell'aria che torna a circolare nei polmoni. Ma che non sei fatto? Grazie a te. Grazie a te. Che sfumata su fuga. Sei stato tu. Da domani ogni mattina sveglia cadocci. Come ogni mattina? Sì, perché non è che te una famiglia se per spalle, non mi fatta io. Non stai facendo l'olita russa come un scannetto, mentre la povera figlia mia viene a vendometta a capo, povera figlia mia. E perché si stai incasciatati i wife and ash, no? Lo sai quanto resta del tuo stipendio? Che ne sai? Io appena lo incasso, tua mamma ti muovi sequestrata. Dimmela lui! E mancano ancora 11 giorni, 27! Non so come mamma fa! Ma morire fame! 11 fa 181 lire e 80 centesimi! Sei tu pazzi, pazzi! Io non pazzi! Io calcolo, e 2000 diviso 11 fa sì, 51... Povera figlia mia, andò si raddoppia! Ma hai ragione tu, Ian! A qua ci vuole proprio Santa Rita! Oh, sì! La bella Sandarita. Ma questo fatto? Sandarita? Sì, è una cosa che sappiamo noi. Si tratta di una grazia. Ah, se è una grazia, allora ci avrà domanda proprio a me. È proprio per te, stendo domanda. Ma c'è buona così, va. Ma dove vai? In cucina, preparo caffè. Caffè in genestà, vieni qua. Come in genestà? Ma si stava mezzo buata ieri sera. Oggi non c'è più.
Come è possibile mezzo barattolo? È venuta gente di riguardo e lo abbiamo servito. E tu? Tu devi un caffè alle strane e non lascia mai una tazza per marito, da? T'ha detto che la gente ha più importante da te e fanno il tuo caffè. Da oggi farai a meno del caffè. Ma vuoi che mi faccia male, eh? Sì, sì, a te un caffè, ti faccia male. Ma tu sai che se ne mi piglia magari una tazza di caffè, ma tu, io non già faccio, fa 5 ore di lavoro in ufficio, 5, 5. Quelli numeri mi ballano in alza lunga. E tu falla ballare, per quello che ci regava. Vabbè, vabbè. Mo va a capire il bar. Dammi un po' di soldi. Soldi? Quali soldi? Soldi non ce ne stanno. T'ha detto che dobbiamo fare economia, vabbè. Da oggi farai a meno del caffè. E questo sei stato tu, questo sì. Mi sei come mi sei passato, mamma ti fa fastidio il caffè e poi mamma ti fa fastidio il fumo. Il denaro che guadagni non basta ad alimentare i tuoi vizi. Sì, ma per catta continuamente cappellini e vestiti una maglia, allora vostra, è come si avastano, eh? Mia figlia è nata signore e sa da vest come è stata abituata. È dovere del marito procacciarle il necessario. È scritto anche nel codice. Sì. Ma il codice non c'è sta scritto che il genero deve passare alla suocera i soldi più quasi il numero banco di ulot. Non raccolgo l'insinuazione. Ecco perché stiamo chiedendo da timpata. Hanno suonato, non poche di dignità, yeah, facciti cristiani. Tanto come se la gente non sapesse chi si. Per cosa? Chi è nato signor, resta signor. Oh. Mamma, te ne vai, mo? Sì. Dove vai? Mamma. Va a rapiapo. Vieni subito, mamma. Va. Mamma. Sì. A così non si può andare a fare. È quella che devo per io. Quella runa tu è, mamma. Tu ti fai trascinare da essa. Attento, non ammetto che tu parli male di mia madre. Ma io non dico di parlare, ma perché non la siamo ci ne abbiamo fatta nostra? Potremmo ancora migliorare. Ma ti rendi conto di quello che dici, eh? Ti rendi conto? Lasciare sola in difesa una povera donna alla sua età? Sei un mostro! Oh, ma io non dico di lasciarla, hai capito? Ma che se sì, ognuno abbiamo fatta sì. Ah sì, Marco, va, sì, hai tu sapevi quando ci siamo sposate che oltre a me c'è stata pure mia madre, eh? Ma io pensavo che era una femmina e non che era una... Attento! Se parli male di mia madre te ne pentirai, eh? Amalia? Che ma? È il portiere, dice che ha portato delle carte che ti ha dato. Ah, falla passare. Ah. Sì, ma a me ti costa. Io mi vado con un po' che abbascio che vengono subito a mamma. Torna presto. Sì, non sì, a mamma. Ma da te. Ne so. Oh, pandone, oui. Ne so. Lascio pandone all'angolo. Se invece io qua, una parte tu se metti il mio numero, io qua il numero lo. Buongiorno. Buongiorno. Che signore, te, oui. Che c'è? Eravate a posto. Ah, che eravate? Allora, teniamo tre avvisi di cambiare. Una chiamata da questura. Una di DRZ che non so tanto è. E poi pure una citazione in tribunale. Ah, per la questura. Non c'è altro? Per il momento no, ma vediamo per la posta di mezzogiorno che porto. Va bene, e mettetele là sopra insieme a tutte le altre carte. Anzi, ma là, te sì, come sì. Soldi. Io metto carte. De quando ha carte? Ma lui si sa perché sprecano a fare tutte queste carte bullate a presa a voi? Che volete farci? La gente deve pure impiegare il tempo in qualche modo. E va bene, io me ne vado, eh? Ci vediamo dopo per la posta di mezzogiorno. Buona giornata. Ah, aspettate, Raffaele. Che? Ma ti chiedi una tazza di caffè? Se stai c'è un caffè, mi piglia, che non muore! Ma già sta, ma va che ha preparato! Grazie tanto! Come? Un caffè? Un caffè? Sì, a te ti faccio male! Uè, se ti faccio male, cavaliere, vedi che non vuoi pigliare un caffè, non vuoi pigliare! Ma dice pure lui! Quello lo compagno mio si è rovinato con un caffè! Perché? Ne beveva molto? No, si è cattato un bar, io ti ho fallito! Mamma mia! Vesti che ti ingraggiano con il caffè, ci faccio male! Mo vengo, con permesso, Raffaele! Cavaliere! Carte. L'uomo da che nasce fino a quando era perseguitato da sti carte. Cavalì, che vi preoccupate a fare? Tanto vi lasciate alle mie pagate. Io non pago perché non posso, ma pure se potessi, il problema resta tu stesso perché uguai sta nel nome. Nel nome? Qual è un nome? Un nome mio Dio, quello che a ognuno di noi appiccicano appena tu nasci, hai capito? E una volta che ti hanno registrato un po' sopra il registro della nave, abbini guai, e che guai? Facciamo un esempio, eh? Diciamo che lo Stato vuole quattrini. Pigli le braccia. Pigli le braccia. Fa, oui.
Marco Vecchietti, figlio di, nato a e via di. Marco Vecchietti, paga. Tu mi vuoi? Facciamela ad esempio. Diciamo che lo Stato vuol fare una guerra. Pigli si registra e via fa. Marco Vecchietti, Marco Vecchietti, prendi il fucile, così dici, prendi il fucile e vai a farti ammazzare. Hai capito? È così bene, Marco fai questo, Marco fai quello, e no, finché fino a un certo punto, boh, Marco Vecchietti non ce la faccio più. E no, sei stufo Marco Vecchietti. Sì, sono stufo. E bene, arrivi, carte, carte. Precetti, ingiunzioni, ordinanze, bolle, timbre, firma. E la montagna cresce. Finché sotto a tutte sta montagna di carte, il povero Marco Vecchietti non ce la faccio più. E finisce soffocato. Cavallino. Distrutto. Ma quello distrutto. Mi lascia dalla ingepenza di chiù. Ma che chi c'ha con te? Ingepenza. Ma chi ha scritto quelle carte? Quello ce la pensa e come? E dopo un po' così che faccio? Che guardi e dice. Dietro non può capire che faccio Marco Vecchietti per queste carte. Perché non risponde? E guardi arrivano, e come si arrivano? E tanto si arrivano, non vi preoccupate. Io ci dico che voi non state in casa, me la dite la moglie era vostra, così quello se ne va. Bravo. Ma ho problema romano, perché il mio nome resta su quei libracci. E finché c'è un nome sopra quelli libracci, non c'è pace per me. Allora avessi ma scangelo un nome vostro da sopra quelli libri, giusto, cavallino? Bravo. Ma non potevo fare né tu né io. No. E chi potevo fare? Mo tu dico. La morte! Solo allora l'uomo torna libero come era prima di nascere, l'hai capito, mo? Veramente è proprio un bello pasticcio. Beh, comunque, cavalì, condoglianze. Condoglianze? Perché? E come ne avete detto, mo, che avevo voluto accettare? Boh, l'avete detto. Ma del resto, capisce, è normale. Ma tutti quegli uaioni che tenete, che cazzo campa da fare, ma facciate? Sentite a me, accettatevi e lo avete tutto questo da noi, sì, era così. Ma ecco il caffè. Uè. Dai, grazie signora. Io dico sempre, uè, che ci stai di me la mattina che abbiamo una bella tazzolella di caffè. Sinta sì, da che dire, cavalli, è fenomeno. Madonna, quando si aprì te, guagliè, a bimbo fece male, però ogni tanto una stizza la visse, va bene a saprò. Ma cavolo, come facciamo a girare vostro? Un tuo palazzo, poi che ce ne sta. Madonna, senti cavalli. Ma fenomeno. Me, signora, grazie tanto, gentilissima, veramente buona. E di che? E tu che fai ancora pure pigiama? Ma te visto che fai tardi in ufficio, fa solo. Vado. Avevo detto un po' carillo, se sta. Signora, visto che se ne è il marito vostro, ma me ne vengo pure io, vengo a bacio in guardiola. Quella è rimasta a mogliere, ma pure ella da sola alla bacia, quella era un po' contronata, ma vedete che succede. Del resto, voi lo sapete, quella non è colpa sua, avete una mano in giù da piccinino. Ma comunque ci vediamo per la posta di mezz'ora, va bene? Ah, ma che mi scordavo, signore. Che? Stamattina è venuto un padrone da casa. Padrone da casa? E che ha detto? Ha detto di preparare la mobilia, così che oggi va sfratto. Lo sfratto? Già. Già, io. Sono 10 anni che mi pagano l'affitto, è normale che arrivo lo sfratto, signore. 10 anni? E come vuole il tempo? E per forza, quello sono 10 mesi che avete avuto per la sentenza dello sfratto, non mi ricordate. La sentenza? La sentenza! No, no, quella sentenza! Quella sentenza, ma tronto stai c'è la dita a mezzo a tutto quello scambolè! Signore, guardate che stai da che va! Voi non mi ricordo, Raffaele, ma prova a dare un'occhiata, qua poi c'è quello che sta andando a casa! La sentenza, la padrona! Quello come arrivi, non mi mandonena alla sera! E poi vanno a Cernene, che è nitro! La sentenza poi ci trovano. Signora! Sentite, comunque, che io non mi ricordo, non ne trovo. Voi diteci che non siamo in casa. Sì, no, signora, non attacco giù. Ce l'hai già detto stamattina. Quella è la prima cosa che mi ha detto, era fe, abbatta te. Io voglio capire se tu stai facendo un portinaio a me o agli inquilini morosi. Sì, mo che torno, non c'è detto la signora che se ne è da lì. Io ti calcio a capo, ci pure a te da dito palazzo. Scusate, a che ora torno padrone da casa? Lo so, ci ha detto solamente che io va a chiamare i guardi, casomai vi faceste per resistenza. Le guardie, pure i guardi? Sì, i guardi. Perciò, signore, è meglio che va preparata, perché qui sta la vota bene che quello va caccia da qua dentro. Madonna mia, voi pazziate, induiamo l'albergo. E quell'albergo, signore, che ne so, c'è un dovuto di io. A proposito, signore,
Ma vieni, non aspettava tu fatta là da casa tuo marito vostro, quello là di casa di tuo stato? Sì, che, sì, sì, so Diana che mi ha fatto la domanda che per le case nuove per gli impiegati dello Stato. Ah, sì, ah, sì. Beh. E per ieri al ministero ci hanno detto che da un momento all'altro avesse arrivato sta cacchia di carta di assegnazione. Scusate. Ma meraviglia che ancora non è arrivata. E come arriva questa carta? Posto. Posto. E allora mi vediamo a posto di mezzo giorno, signora. Ah, va bene, signora, va bene. Ci vediamo più tardi. A va dopo, bene. Grazie. A dopo, Madonna mia. Beh, io vado, vado in ufficio. Ciao, ciao. Aspetta. Che succede? Che mi vuoi un caffè? Quello caffè, stai sempre che pazzica, che ti faccio male, spugita. Com'è sfogliarmi? Spoglite, sei spoglite, non c'è stato tempo da bere, bacendo uscialata. Specie, te vei spoglite. Oh, ma che vedo? Ma ti dite che te spugliai? Ma perché? Te spugliai perché tra poco vanno un padrone da casa, così quando vanno non ci faccio un sfratto, da rotto se tu sei indolito, pa' fra 40, fa su. A me pa' fra 40, ma si sei che buona! Non c'è tempo da perdere, fa su un spoglite, arriva da già, fa su. Vai a letto, non ci voglio, che ti ha fatto? Tu ci andrai, vieni qua. Vivi, da cravatta, cravatta. Ma sta te fino, ma ragioniamo, non vuoi. No, no, sta fermi, lascia qua, lassi, ma c'è tanta storia, lassi, lassi, stufa e tendini scialla. Ma Marco, non si voglia affogare indulito, ma vanno un po' di andare a casa e ci faccio un sfratto. No, e voi due? Dunque, che dei poveri femmini come Nicetta, una mizzanastra. Ma che razza d'em, sì tu? Dopo tu mi c'è ad un piacere, che sono dei canò. Ma che vi ha trovato? Ma è possibile che i sacrifici da sacrifici anche fa sempre? Stato fermo! E chi è la mandata? Se torni! Dammi una specie, a te tendoni! Ehi, questo è il signor Luciano che gli chiede le afre, vi frevo, non è te! Ma aspetta, ma te la faccio lì sta frevo! Ti metto dieci carne sotto la scella, poi ti metti i sanguettelli sotto i piedi e ti faccio un inguento con tiglio bullente! Ti faccio venire la frevo! Nafra, che ti ricordo finché campa. Poi è così, mamma, la veramente. E ne è pure così. Peggio stai tu. E che non vanno da sta casa. Capo, una specie, tratta. Un padrone d'anche. Capo, una specie. Siamo fatti. Mannaggia, un segnalo. Capo, la esce. Ma vai, c'è, c'è, ma vai, ma va che rapì. Ma va che rapì. Va, va, ma... è il portiere, altro che porta la ticarta. La ticarta. Signore, è arrivata lì, è arrivata la raccomandata, non me ne spero. Ma che mi dicevo? Che mi dicevo? Sono contento, ma poi è arrivata a ti, ma sì, 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 per l'appartamento. Che grazie a te, signore, grazie a te. Non mi parlo. Proprio già, madonna, madonna. Ma le sandarette, sandarette, sandarette. Dice, signore, un attimo. Ma non mi sì, 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 sta che si troppa bene. Grazie, non potevo male. Sì, 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 Madonna sì, sì. Sono contento, sono contento assai. Meno fatto che chi sono fatta? Oh, io sto già. Una cosa incredibile, una cosa incredibile. Mo che arrivo un padrone, ci fanno tutto un po'. Gesù Cristo, ma io... Amalia, figlia, ma che succede? E quella è la gioia, la gioia, quella aspettava da tanto tempo sta cosa, signore. È la gioia. Fammi leggere per me, mamma. No, Santa Rita me, questo non ne va a essere, Santa Rita me, povera figlia me, povera figlia me. Guarda mamma, guarda mamma, che succede? Leggi, leggi, povera figlia me. Quanto sei stato sfortunato, no. Figlia mia! Non è possibile! Non fa tanto da me scappare! E questo no! La diastropia! Che cacchio, povera signora! No! Che scambolo! Che scambolo! Mannaggia, mannaggia! Pensavo tutto contento, quando mi sta raccomandando! Che uomo! Ma la ghiaccina, quella ghiaccina! La ghiaccina, la ghia spazzata. Ghiaccina, ma cosa siete? Fate niente. Te, legge. Siamo a bella. Guarda, mamma. Ministero della Previdenza. No!
capito? Incosciente! Sì. No, delinquente! Questa auda, sì. D'accordo. Ministero della Previdenza Sociale. Si respinge la domanda di assegnazione di appartamento perché il nominato cavaliere Marco Vecchietti risulta morto il 14 aprile 1944 a San Chirico a seguito di un bombardamento. Cavaliere, sono morto da 7 anni, faccio la nuova cosa. Sono morto il 14 aprile a San Chirico. Sì, te ne sono morto da casa, non sapevo. Ma c'è un errore, bisogna subito protestare. Sì, sì, bisogna farlo rettificare immediatamente. Sì, che vi pensate che è semplice? Quello l'altro giorno, quando succede nel sito, c'è il virus. L'altro giorno è uscito proprio sopra il giornale che una bella figliola è stata chiamata a servizio militare. Oh, sì, quello per gli convince che loro non mascolo, ci ha messo chiudo un mese, ma figuratevi quello che è buono. Ah, sì, sì, e quelli che si vanno a sposare e poi si accorgono di essere sposati che è un'altra persona, sì, sì. Te hanno registrato che sei morto, perciò morto vai a vestire, chiamo subito l'anagrafa, fa subito. Ma come? Che tu sei vivo, diamine! Non ci venga! Non ci voglio venire! No! Ma perché? Si può sapere? Perché non c'è errore. Cavalli, ma perché dici? Ma che non c'è stato mai un errore? Che cosa? Mi dà qua, questo certificato dice la verità, ui, io sono morto da 7 anni. Ma che stai dicendo? Quello si tratta sicuro di un che scandalo! Qua non sbaglia, quanto stai sbagliando, non sbaglia! Io sono morto da 7 anni. Signore, se tu da me ti chiamano mitica, che cosa fatti a grande? Qua non mitica, mitica, sei buoni! Sono soltanto defunto nel 44. Così? Ma sta ferma, Livimana! Questo è il mio atto di decesso. Raffaele, da me. Chiudimi il supporto e metti fuori il tavolino per le firme. Cavalli, ma che scritto dici? Raffaele, tu qua, sei un portonaio o no? Sì, sì. Allora, obbedisci. Obbedisco. Chiudi mezzo portone, metti fuori il tavolino per le firme. Beh. E se ti domandano come è successa la disgrazia, io sai che rispondo. Che gli rispondo? Nel 44 sotto un bel bombardamento. Allora va bene, si chiacchierano per me. Tu mi dici che siete morti nel 44 sotto un bombardamento. E si vuole essere vedevo morto, perché? E tu rispondi che la salma si aiuta a pigliare momentaneamente un caffè. Ah, quindi se loro mi addomandano, posso inchianare, devo morto, dico, no, aspettate un momentino, il cavaliere si aiuta a pigliare un caffè, ma voglio se sono ricchina da questo. Brava, brava. E sì, per caso vuole essere saluta brava, dove facetemi capire? E ti fai inchianare. E basta, ma sta con me, di fatta Ti prego almeno di rispettare il mio lutto. Mamma, Marco, è battuto, figlio, mi è scusato, mamma. È stato un bacio morto, eh? Signore, sentite a me, l'ha stata aperta un mito che ha chiamato direttamente un manicomio, quello si è fatto. Proprio a me, lo so. Telefona. Chi telefoni, mo? Lascia un bacio morto. È morto, sei convinto che è morto. Sì, pronto? Sì, Ministero delle Finanze, sì. Sono Vecchietti, mi passi qualcuno del mio ufficio, grazie. Sì, sono Vecchietti, vorrei parlare con il capo ufficio. Usite, chiamo simpatico, non mi muovi. Che ti fa? Sì? Sì, pronto, buongiorno, buongiorno, commentatore. Sì, sono Vecchietti. No, 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 oggi non vengo in ufficio, no. No, e neanche domani. No, anzi, ci vengo proprio. Anzi, adesso mi sia bene a sentire che la dia di... Lei è un cretino! Sì, cretino! Sì, come Como, R come Roma, E come... sì, sì, cretino, no, ma non si arrabbi, non si arrabbi, commendatore. Sì, sì, lo sappiamo tutti che le ha fatto carriera in ufficio. Sì, sì, sua moglie traffica e lei è promosso. Ogni promozione un paio di corna. No, ma... non si arrabbi, cavaliere, no, commendatore. No, ma... adesso la sua carriera è finita. La sua carriera è finita. Sì, lo sa perché? Perché sua moglie ingrassa e non piace più. Ficchio. Ha chiuso. Non mazzo. E che crede? Che c'è? Ci sono 11 anni che tenevo sto peso e mi sono un stomaco. Che fuga. Marco. Marco. Marco, ti prego, rientra in te. Ti prego. Genero mio bello! No! Non sono più vostro genero, no, 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 no. Vostra figlia è vedova da 7 anni.
non aspettava la morte mia, può fare la spusa per Gigetti di Salomina? Beh, subito, spusa per subito. Non devi aspettare neanche l'anno di vedovanza. Che dice? Vuoi ci chiamare? O faccio subito per via? No, non compro, vuoi chiamare no, tu? Non ti prendo, ti prendo. Ma ce n'è niente più. Raffaele. Che è, cavalino? Raccomandati. Un tavolo ne piedi firma. Non dubitate, cavalino. Anzi, anzi. Guarda qui. Che? Fai così, uscendo. Passa al negozio di fronte. Hai presente qual è? Sì, sì, tengo presente. E ordina una bella targa d'ottone per la porta, con su scritto Marco Vecchietti defunto. Defunto, in otto. Ma com'è? Ma però tu mi guarda così? No, tu pensi che sei uscito matta? No, che sei uscito matta? Indica Ninna, Gittrini, che pensi che sei uscito matta? Ma tu ti ricordi stamattina, come ti dicevo, che tutti i guai cominciano appena uno nasce e poi venire... Quando è registrato questo, ma sono registrato la notte. E come non mi ricordo, Marco Vecchietti va a pigliare sparo, Marco Vecchietti paga quello, Marco Vecchietti paga quello. E tu i miei guai sono finiti. Ma che mi hanno cancellato da quello regista! Sì, sì, Marco Vecchietti non ci sta più, è morto, anzi, è stramurto! Sì, da me, io accetto la mia condizione, io non mi ribello. Per me c'è buona così. E voglio vedere chi tono qualche cosa da dire. Eh sì, perché io mi ho voluto fare tornare. E mi ho voluto portare l'anagrafe, eh sì. E mai ci vengo. Ci vengo all'anagrafe e ma vuto che mo se mi domandano Marco Vecchietti, ma voi siete vivo o siete morto? Usa che ce ne sponi morto, mortissimo. Sei scemo. Buongiorno. La porta era aperta. Allora, siamo pronti per lo sgombero? Raffaele, ui, tu che ci fai qua? Ui, commentate, io ero venuto a vedere se volevano una mano per portare a baciare la mobili, ui, ma... Signor Vecchietti, giù c'è il carro e fuori ci sono le guardie, che volume fa? C'è l'ufficiale giudiziario? Sì, naturalmente. Oresi, entrate. Buongiorno. Buongiorno. Avete l'atto di sfratto? Sì. Ecco, commendatore, prego. Fatelo vedere al signor Vecchietti. Ecco, tutto in regola, come potete vedere. Allora, che ha voluto fare? Non voluto i pipi di busto o voglio fare caccia da ferri? A chi è interessato, suo sfratto? Ma a voi, Marco Vecchietti fu Aristide. Marco Vecchietti fu Aristide è morto e lo sfratto è nullo. Ho avuto più da qua. Dove? Io sono morto da 7 anni. È tutto in regola, legge. Siete voi ora che non siete in regola perché avete fatto causa ad un morto. Cose da pazzi. No, cose da savi. Solo che il mio certificato mo vale più di vostro. Quindi adesso non vi resta da fare che una cosa: ricominciare tutta la causa da capo. Ma contro la mia vedova. È la legge che lo dice. Guardate, che ne dite? Mi dispiace, commendatore. Questo documento dice che il signor Marco Vecchietti è morto il 14 aprile 1944. Sicuramente ci deve essere un errore, ma non c'è nulla da fare. Dovete rifare tutto il procedimento. Beh, come vedete... Adesso credo sia meglio andare via. Anche l'ufficiale giudiziario mi dà ragione. Adesso, sentite a me, andate a vendervi le cose vostre, perché se no chiami i guardie e vi denuncio per violazione di domicilio. Forza. È tutto un trucco. Voi siete vivo. Sembro vivo, ma giuridicamente io vengo dichiarato morto. Voi siete un imbroglione. Ehi, badate come parlate, che se no vi piglia a calcio e vi sbatto fuori dalla casa. E se vi prendo a calci, non mi potete dare manco querela. No, non la vanno fa. Perché contro i morti non si può agire penalmente. No. Viceversa, la mia vedova potrà agire contro di voi per vilipendio alla memoria del marito. Commendatore, è meglio andare via, se no facciamo cornuta e mazziata. Vi avverto, signor Vecchietti, che non finisce qua. Ci incontreremo presto. All'altro mondo, quando sarete morto pure voi. Te! Raffaele, che fa? Arrivo. Cavalini, quando eravate vivi, mi stavate un po' cosa per le scatole. Mamma, che siete morti, siete uno spasso. Raffaele, senti a me che ti dicevi. Solo i morti stanno bene in questo paese.
campana di vite. Che non ci sta errore. Ah, ecco. Sì, l'errore dipende dal municipio di San Chirico. E dove si trova questo San Chirico? Che noi? Diversi chilometri da qua, il paese dove è nato Marco. E lo chiamo per paese qui. Quante case di montagna che contano sia 9.000 abitanti? Contano i cani e i ciuci. Scusate, e perché non andate voi a San Chirico? Io? Te che fai io là da sola? È lui che deve andarci. Aspetti che ci vada Marco con le sue gambe. Ma lei hai visto come ha risposto all'impiegato dell'anagrafe? Na tupa che ci arrestavano a tutto quanto. Si è messa l'uccula come una donna. Solo i morti stanno in pace in questo paese. Sono arrivati i guardi che ci avevano arrestato, madonna mia. Signore, quello è loro, un cavaliere si è proprio da fare. Perciò sentite a me meglio che non contrariate, perché sennò ci finisce che su porta ne abbiamo finito di campo acqua. E lì la massa qui nelle sue buffonate, eh? Guardate, guardate, però la corona là. La corona, sì, perché la corona? Guardate. Io appena ti ho detto la notizia per la giornata, ha detto sabato che sono venuto subito qua, nel 7° anniversario dell'immatura scomparsa del cavalier Marco Vecchietti. La famiglia desolata lo ricorda l'affetto degli amici e di quando lo conobbe. Cosa da pazzi, nel 7° anniversario. È stato lui a farlo pubblicare, noi non sapevamo niente, niente. Perché, scusa, non avete visto un fatto di tavolino a bacio per te? Ogni volta che scende un cavaliere, perché secondi firma? A chi Gigi? Che avete fatto? Avete fermato? No, ancora no. Mi scende da bacio e metteteci una firma, come facete contento con cavaliere? Basta poco. Quella lì l'ha pensata tutto quanto in tuo palazzo. Mettete una firma perché un cavaliere esce da palazzo. Ma faccia me, siamo domandati un zombello di tutto un quartiere, immagino che la faccia un dometto. Sì, ma però la colpa è più che per la tua. A me? Sì, a nuono, Santa Ruti, Cannelle, Prigogia e Prigodumano. Sì, ma io cercavo la grazia per farlo muriare da me. Signore, se vede che non vi siete tanto spiegato bene per Santa Ruti, perché non va a capire. Sì, ma mo è inutile la discuta, ma fa qualche cosa. Bravo, eravate. E che cosa? Bisogna mandarlo a quel paese. Come si chiama? Non arrivo io, una tua San Chirico. Ecco, bisogna convincerlo. Sì, bisogna convincerlo, una parola. Quella non ci faccio, io conosco buona mio marito. E poi, quella ha detto che da molto sta benissimo. Signora, con i soldi si ottiene tutto. Comprategli un biglietto e vedrete che non rinuncerà al piacere di un bel viaggio. Anche perché... da come si è capito, vostro marito c'è un murte. Stesce buono in salute, ma scarsa soldi. Scarsa, quello stesce in guaiate, però. Lo sanno tutto quanto in tuo palazzo. Vanno a dire, i cristiani, sapete che dici? No, ma non è meglio che cucchiavi i tacca veramente, cavalì. Ah, così si lo da mezzo a tutto quello scambolone e tutti quelli carti. Ah, così dicono. E voi che ci rispondete? Sarà per un'altra volta, tornate a passare, che vai a dire? Sì. Da parte immediatamente. Quello appena arriva a San Chirico e lo vedono voi. Mi passo subito la voglia di fuoco morto. Ma, scusate, Gigi, ma perché non ci parlate voi? A me? Quello cavalino a me è potuto vedere. È meglio che non mi mettete a mezzo a sta cosa. Ma, un telefono, ma va tu, ma rispondo tu. Oh, Madonna mia, madonna mia. Che chiede a nuoto? Speriamo di no. Pronto? Buongiorno, signora, buongiorno, mi dica. Ha letto anche lei l'annuncio sul giornale. Oh, signora mia, che disgrazia, che disgrazia, signora. Oh, sì. No, non me li deve fare le condoglianze. No, nemmeno i fiori, perché mio genero ancora non è morto. Cioè, voglio dire che sta in salute. Stece fin troppo buono in salute, sì. È solo che gli è andato un po' fuori squadra il cervello. Che voluto un esaurimento, un forte esaurimento nervoso, sì. E si credo molto in da guerra. Sì, signora mia, sì. Certo che la secondiamo, come no. Sì, speriamo che passi tutto presto, sì. Grazie, signora, per il suo impegno, grazie. Riferirò tutto a mia figlia, a presto. Zelepatecchio, questo telefono, zelepatecchio! Siamo da stupas, o manicomici, portali a noi! Mamma mia, veramente! Ma poi, quando mai qui l'avete tutti questi amici? Ma sì, ma perché non sapete che quando viene mero subito tutto quanto diventano compagno? Escono tutto quanto, sì, senza.
Oh, Raffaele, dammi una mano, amore, Raffaele. Ma gli dai una mano? Ma ehi, specie di me. Questa figlia, cadavere, che avete fatto spesso, cavalini? Vai, da qua, quando arrivo, vieni. Davi, quanta gente che mi vuol bene, Raffaele. Ah, dagli diavolo, da cavalini, la vostra morte è stata una successione. Foguramo, diciamo che morite da veramente, che da successo. Francitano, se capisci, Francitano. C'è tempo, c'è tempo. Qui. Continuate pure, continuate pure a parlare come se non ci fossi, fate, fate. Marco, che i baffi? Baffi? Se li è portati il cavaliere Vecchietti con sé, sa appunto da salma. E tutto quelli pacchi e pacchettini, alla che so? Ma, piccoli pensierini che mi sono fatto da me, tutta roba che il cavaliere Vecchietti non poteva avere da vivo. So, cavazzetti, camis, pantaloni, scarpe... Sciocchezzuolo. Ah, e qua stanno per dicono di caffè, Raffaele. Raffaele, non è vero che il caffè mi faceva male. Ma allora... No, non mutevano, capisci? Non mutevano. Ma tu avrai sprecato un sacco da soldi, dandole per ghiata. Quali sono? È tutta roba buffa. Hai fatto tutto dappertutto. È incredibile la roba che puoi comprare firmando cambiare. E fermati cambiare. Sì, un sacco. E un bello sai chi è che l'ha da pagare? Non siete forse dei miei eredi? E beh, chi eredita raccoglie debiti e crediti. Stavo a voi, mi toccano solo i libri. Una volta per uno, una volta per uno. Cavaliere, permettete una parola. Vedi? No, questa cosa me la chiamo proprio di... Ma i commercianti, tutta sta roba ve la mandate così, senza un minimo di garanzia. Oh, con la mia tessera da impiegato. Ah, Amalia, hai fatto pure la cessione tu, quindi tu stipendi. Sì, da uno strozzino. E se pensi che è imbrogliatissimo a me, no? Ma so io che ho imbrogliato lui e se ne accorgerò. Madonna, in galera vai a fanesci, in galera! In galera. I murt non pagano i tas. Uè, Gigi, beh, come va? Fatti sotto adesso con mia moglie, è libera. Cavalì, non capisco. Uè, capisci, che avessi cagnato te, Che fai, prima la illudi e poi? No, Gigi, prepara subito i carte perché non hai neanche bisogno di aspettare l'anno di vedovanza. Ma io... Marco, smettila! Certo. E sciroppa per la società. Ma come si dice? Non c'è rosa senza spine. Oh, Santa Rita, Lavi. Fece tanta grazia. Te che stavo tu, mutacolo. Tu fece proprio a te, eh? Tu fece a esso, miracolo. Che grazia, che grazia. Quelli che io va a cercare tutti i mattini da chiesa per me. Come? Tu lo sapevi? Lo sapevo, è che non lo sapevo. Ma da vivo bisogna abbozzare, Amalia. E io abbozzavo. Beh, io vado, ho bottega sola. Ma raccomando, Gigi, torna quando vuoi, Mattina, pomeriggio, sera. Quello sai come si dice, fidanzate la sana da canoscia, Cavalini, vi volete sempre pazziare. Quale pazziare? Per tua norma e regola io non scherzo mai. E sin da me metti in giudizio, perché se no ti combino uno scherzo da morto che tu urcurti finché gamba. Tanto andate pa. Sì, cavali. Va a mattina, via, subito. Forza, esci. Ah, ma qui sai che non ci vuole più qua. Ma che cosa vuoi che me ne importi? Dai, che nuovo bene, dai. Io! Non sei stato tu. Sei stato tu, Cavalini, sentite qua, mi pare che avete parlato poi che ti fate vostri momenti vagani, andate a baci da quartiere e poi ci vedete. Vieni qua. Io andato un piccolo. Qua stanno dei bigliettini. Il cavalier Vecchietti sentitamente ringrazia. Tu a ognuno che aveva affermato su Bubangadì ci dai questo da parte del cavaliere. Un murto che ringrazia. Non si è mai sentito. E io sono un morto educato. E se uno cavalli vi sarete preeducato, ma qua faccio a fare ci attaccare tu fatto, perché mi ne avete troppo a corda per sto fatto. Raffaele, fai come ti dico, non te ne fai più forza. Ma va buoni, con permesso? Va. Marco, senti, ora che siamo rimasti soli, vogliamo parlare seriamente? Qualusi, sei su un gendarme là.
Io non la lascio mia figlia solo con un pazzo fatente. Ah, un pazzo sarebbe? E chi è che ci ha voluto seguire dopo viaggio di nozze a Venezia? Chi ci ha voluto seguire? Io volevo vedere come va a finire. E come va a finire? Da quando sei stata me devo quelli che si finiscono sempre allo stesso modo. Mamma, me, per piacere, vai un poco di là, me, lasciaci un poco soli. Proprio perché mi dici tu? Abbatta a te, ma se fosse un te non mi fiderei. Va, va buono, ma. Va. Poi ti chiamo più, hai capito? Beh, avanti, che mi devi dire? Marco, senti a me, tu devi andare a San Chirico. Fossi scemo. Mia, un saggio, forse io e mamma abbiamo esagerato un poco contro di te, abbiamo esagerato un po' carino. Ma devi capire che prima o poi ti scopriranno e passerai un mare di guai. Senti a me, più guai di quelli che gli è passata pizza a video è difficile. È difficile. Ma non dicevi tu ieri che facciamo ancora in tempo, che possiamo ancora ricostruire la nostra vita insieme? Sì, tu pensi che bastino due paroline dolci per cancellare il passato? Amalia, io non parto, come dai, io non parto, mi zevi, vince, torno e giù! Senti Marco, mi è venuta un'idea, senti. Sì. E se ti pagassimo le spese per andare magari in un albergo a San Chirico, e chissà che tra una passeggiata e un'altra ti fai una capatina al municipio, che ne dici? E vedo io rimane da qua. Eh sì, certo, e che veniamo a fare? Sono cose tue, ma tu, va. Penso che si possa pure fare. Ma dimmi un po', a te, tutti questi soldi chi ti dà, c'è Gigetto? Madonna, ma chi mi hai pagato a me? Non è Gigetto? Mamma, povera vecchia, alla sua età, c'ha qualcosina da parte. Oh, tu non mi allopp da parte la vecchia non diceva. No, ma giusto una sciocchezzuola, non per la vecchiaia. Sì, sciocchezzuola, i soldi sì da parte, tanto stanno i soldi miei. Mo, non ti fossilizzare, è poca roba. Senti, poca morta all'azione, c'ha resta, è una brutta azione. Però, te voglio dire, forse mi deciderò a partire, sì. Bravo, caro. Aspetta, ando vai. Questa forse è la mia ultima settimana da morto. Perciò mo tu dico, mo, ma la voglio proprio spassare. La vecchia mi deve trattare bene, ma da tratta buona. Voglio... No, ma mo la gli mette per iscritto, sì. Mo scrive. Sì. Vabbè. Mamma, di, puoi venire? Ah, grazie a te. Allora? Marco si deciderà a partire. Ora. Questo è quello che mi occorre. Che? Ma tu sei pazzo! Per me non ci rimetto, mi combina a rumane molto. Signore cattater! Prendere o lasciare! Ma sembra dove tornare a sta casa. Mamma, adesso bisogna lasciarlo partire. Poi quando torna? Quando torna? No, dicevo, Marco, adesso bisogna che tu parti. Poi quando torni si vedrà. Quando torni? Vuoi dire chi torna qua? Hai detto qualche cosa? No, niente, stavo parlando tra di me. Facciami un secondo, va. Facciamo un secondo. Cavalli! Che succede? Mannaggiamo! Ma non ci usa! Che succede? Raffa, chi è sta? Chiusa, ma veniva a fare il sciaffo tutto, l'avevamo detto! Spaccanata! Come ti ha spaccanata? Quello tuo terzo piano, ragioni! Con quello che tenavamo, che era grave, vedi? Come scende da bacio palazzo, si dite ragioni? Volevo mettere una firma per un cavaliere, quello ha detto si va, amico, ma per un pastore, come me la fraccate che vuoi? Poi sono arrivato tutto quanto l'avete tu un palazzo e sanno mi sa lucro, Raffa, era questo portone che porti è! Io l'avevo detto che la finisce a cancarati, si sta in cana! Madonna mia, ma questa che è comune! Ti fatta qui! Questa che è comune! Madonna mia! Mamma. Oggi c'è festa in paese. Sì, ho visto... Nendo. Bene, si ferma molto? E dove vuole che vada? Fa pensione o mangia fuori?
Perché si può mangiare fuori? No, questo oltre che essere l'unica locanda è anche l'unico ristorante. E allora perché me lo chiede? Mangerò qua? Benissimo, si ferma tanto? Signorina, sono appena arrivato, ho fatto 4 chilometri di salita sotto il sole e lei mi toglie il respiro con tutte queste domande, cos'altro vuol sapere? Glielo dico, vengo da Lucera, sono ragioniere incensurato e vedovo, non ho figli, ho fatto il militare nel Terzo Alpini, da piccolo ho fatto il morbillo, la scarlatina e gli orecchioni, fumo nazionali, sono a semio e dormo sul fianco sinistro, le va bene? Ah, non mi importa da che lato dorme, ma ho il dovere di informarmi perché in queste feste non si sa mai che gente capita. Il mese scorso ho preso alloggio un tipo che sembrava rispettabile come lei e la notte girava nudo sui cornicioni. Non si preoccupi, non sono sonnambulo. E nemmeno lui lo era. Sosteneva soltanto che i vestiti sono un'ipocrisia sociale. E adesso gira con la camicia. Oh, è migliorato. Con la camicia di forza e manicomio. Senta, io non sono matto, ma lo continuerò, lo diventerò pure se lei continua a parlare in questo modo. E per favore, apra un po' quella finestra, che qui si soffoca. Ah, subito. Si soffoca. No, oh, no, pure la musica. No, 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 per carità, chiuda. Chiuda, le ho detto di chiudere. Allora le piace la musica? No, madonna, non potrebbero andare a suonare da un'altra parte. Ma quando è festa sono pagati apposta. Sempre così forte in questo paese. Adesso capisco perché questa è l'unica stanza che non avete affittato. E capisco anche perché il mio predecessore è impazzito. Ho l'impressione che lei si creda un tipo spiritoso. Perché? È proibito? Noi siamo gente seria e lavoriamo tutto l'anno. Ma le hanno mai detto che lei appartiene alla detestabile categoria delle donne saccenti? No, nessuno si è mai permesso. Mi permetto io. Mi faccia il piacere. Signorina, faccia una bella cosa, si sposi, vedrà che si calma, E chi le ha detto che cerco marito? E allora resti zitella, ma mi lasci in pace! Tenga! Cos'è? Il registro da compilare per i clienti. Faccia lei, per favore, io sono stanco. Come si chiama? Marco Vecchietti. Come ha detto? Marco Vecchietti fu Aristide, nato qui a San Chirico. No, no. Come no? Nicoletta! Ma qua sono tutti matti. No. Qua sono tutti matti, no. Andiamo via. Via. Un momento. Senta, mi lasci passare? Voglio andare, No, lei non può andarsene, aspetti. Ma che succede qua? Ma siete tutti matti? La prego, si segga. Vuole un sigaro o preferisce un caffè? Marielle, dove sei? Con Nicoletta. Presto, porta un caffè al commendatore. Non sono commendatore. Ah, no, come mai? Perché resti lì impalata? Vuole qualche altra cosa, non so, un liquorino? No, non voglio niente, voglio andare via. La prego, un momento. Avanti, sbrigati con questo caffè. Ma insomma... Signorina, vuole spiegarsi sì o no? La prego, un momento di pazienza. Adesso arriva il sindaco e le spiega tutto. Oh, il sindaco? Io me ne infischio del sindaco. Io voglio andare via e mi lasci uscire, perché sennò qua la denuncio. Denuncio tutti! La prego, stia buono che possono sentirla. Ma chi mi deve sentire con sta... C'è un accidente, un baccano di musica che lo sanno solo loro. Un momento di pazienza, la prego. Il municipio è proprio qui sotto. Il sindaco arriva subito. Giusto, il municipio. Io devo andare in municipio. Sì, No. Sì, che municipio? Sì. Lei vuole scherzare. E poi oggi il municipio è chiuso perché qui è festa. Vabbè, e che fa? Lo faccio aprire io perché io sono un cittadino di San Chirico. Forza, sì, andiamo. Però adesso stia buono, la prego. Si calmi, la prego. Ah, ecco il sindaco, eccolo. È lui l'uomo? È lui. Insomma, sindaco no, qua vuole spiegarmi sì o no? Lei ha perfettamente ragione. Nicoletta, chiudi tutte le porte e non lasciare entrare nessuno, non va bene? Non dubiti. Okay. Ma come? Cos'è che chiude? Non ti preoccupi, prego, si accomodi. Venga. Accomodiamoci. Lui è Giuffredi, il segretario comunale. Ah, io non... È stato il sindaco! Non cominciamo a fare a scaricabarile, Eravamo tutti e tre d'accordo. Io no, l'ho fatto soltanto perché voi me l'avete ordinato. Insomma, ma qui volete ricordarvi che ci sono io o no? Certo, ma mi dica una cosa. Lei è realmente il signor Marco Vecchietti Fuaristide? Nato a San... Chirico il 14 gennaio 1906. Precisamente! È proprio lui, non c'è dubbio che... Papà, che
papà, che pasticcio! Signor sindaco, si ricordi che io ho soltanto seguito i suoi ordini. Ma la smetta, per cortesia. Vede, come lei ben sa, nel 40 scoppiò la guerra. Sì, nel 40, scusi, andiamo un po' più, Cominciamo dall'inizio, ma breve. No, perché senza della guerra tutto questo non sarebbe successo. Oh, avanti, andiamo con sta guerra, forza, avanti. Vede, per 4 anni, cioè per tutta la durata del conflitto, sì, noi qui in paese non subimmo nessun danno, né a persone né a cose. Capirà, è un piccolissimo paese. Ormai era questione di giorni, la guerra volgeva al termine, era questione di ore addirittura, se non che l'ultimo giorno subimmo un bombardamento, ma un bombardamento per modo di dire. Ma sì, una sola bomba, pensi, uno spezzone. Che non era nemmeno destinato a noi, ma al ponte che è a 10 chilometri di distanza. Che spavento. Ma ci furono morti? Ma che? Nessuno, nemmeno un ferito. Ormai la guerra era finita. Lei deve sapere che il nostro paese sono 20 anni che aspetta che gli costruiscano la stazione ferroviaria. Ma anche San Martino vuole la stazione, eh? Anche sì, lui. È vero. San Martino è il paese qui vicino. Però da Roma fanno sapere che di stazioni ferroviarie possono costruirne una sola. O qui o lì. Ed è per questo che sono 20 anni che noi siamo in lotta con quelli di San Martino. Oh. Una lotta coltello. Mamma mia. È vero, perché lei deve sapere che se la stazione ferroviaria la costruiscono qui è un vantaggio per tutta la nostra economia. Se invece la costruiscono a San Martino, è l'agricoltura e il commercio dei sammartinesi che se ne avvantaggiano. Gente, quelli di San Martino, eh? Non facciamo pettegolezzi. No, tutto. Ora Roma sta per decidere. Ma sai una cosa? Vinciamo noi. La stazione la faranno qui. E a me di tutta questa storia che mi importa? Cosa gliene importa? Lei è nato qui, è un nostro concittadino, dovrebbe esserne contento, no? È dall'età di 3 anni che manco da questo paese. Non ho più parenti e non conosco nessuno, quindi. Questo lo sappiamo benissimo. Ma come le dicevo, vinciamo noi. E sa perché? Perché a Roma, al Ministero, tra i vari titoli di merito, nella nostra cartella, c'è quello che abbiamo avuto un morto nell'ultimo conflitto mondiale. Ma anche San Martino ha avuto il suo morto, ma non come noi. No? È vero, il loro morto è un cavallo. Come? Sì, un cavallo colpito da una scheggia. Oh. Noi invece di morti ne abbiamo uno vero. Lei! Ah, già, io sarei il morto in guerra. No. Precisamente, lei figura morto proprio sotto quella bomba. Non si preoccupi, ha fatto una morte bellissima. Ehi, ma questo è un imbroglio. A fin di bene, mi creda, a fin di bene. L'idea ci venne perché quando con l'albergatrice constatammi danni, ad entrambi ci venne lo stesso pensiero. Peccato che nella stanza dove cadde la bomba non ci fosse nessuno. E quindi fu proprio l'albergatrice a suggerirmi di farla figurare come arrivato alla locanda proprio il giorno del bombardamento e scrisse il suo nome sul registro degli arrivi. Noi due, invece, lo cancellammo dal registro dei vivi e lo passammo su quello dei morti. Io ho soltanto un bidito. Ma dico io, Ma io che c'entro in tutto questo? Perché scegliesse proprio me? Perché lei ormai mancava dal paese da 40 anni e nessuno conosceva più la sua faccia. Ecco fatto. Ormai è fatto. La stazione la fanno qui. Ma dico io, ma come mai, in questi 7 anni, ogni volta che io chiedevo un certificato, io risultavo vivo, Come mai? Perché noi rilasciavamo sempre certificati in regola, da vivo. Solo che 15 giorni fa questo cretino ha mangiato le more. Le more? Le fragole, lei come le chiama? E gli è venuta la colite. Quando è stato chiesto il certificato, purtroppo in comune,
C'era il sostituto che di tutta questa storia non ne sapeva niente. E ha letto sul registro Marco Vecchietti morto e ha scritto deceduto e l'ha spedito. Noi purtroppo quando ce ne siamo accorti era troppo tardi. Ma non pensavamo che lei venisse qui e proprio oggi. Oggi? Scusi, perché oggi? Che cosa? Oggi? Oggi è il 7° anniversario della sua morte gloriosa. Autorità e popolo celebrano l'eroismo dell'unico figlio caduto per la patria. E tra poco ci saranno anche i soliti discorsi sotto il suo monumento. Monumento? Come? Ho anche un monumento. Certo, bellissimo. Ma perché non l'ha visto venendo? Anche se non le somiglia poi tanto. Ma la gente qua dunque non sa niente. Assolutamente no, siamo solo noi tre a saperlo. Io, lui e l'albergatrice. Come segretario comunale io ho soltanto pedito all'ordine del sindaco, si ricordi. Dunque, non sono soltanto morto ma anche glorificato. Esattamente. E mi dica, ma nel monumento sono a cavallo, eh? No, purtroppo no, è a mezzo busto. Il marmo non è bastato. Sta... così. Con una mano regge l'aquila e con l'altra indica il... cielo. Sì, vabbè, in testa non ho niente. Beh, a dire il vero, le volevamo mettere una colomba della pace, ma poi vi abbiamo rinunciato. No, lasciamo perdere, troppi pennuti. Com'è che ha detto questo così? No, così. Beh, devo essere bello. Magnifico. E sotto c'è anche un'altra cosa. Ancora? Sì, una bella corona di bronzo con le parole a Marco Vecchietti, che da questa piazza spiccò il volo per i cieli della gloria. Il paese che ebbe la fortuna di dargli i natali, a perenne memoria del suo grande figlio, questo monumento eresse, per tramandarne nel marmo l'effigie alle generazioni che verranno. Passante, scopriti e medita. Scopriti e medita. Sono papà. Parole del sindaco. Modestamente. Insomma, non sono morto, ma anche glorificato. E vabbè, credo che, dico io, mi conviene far l'eroe, però un momento, se faccio l'eroe, laggiù ci deve essere qualcuno, sì. Allora facciamo così. Se in paese io faccio la statua e faccio l'eroe qui, ci deve essere qualcuno che provvede al mio sostentamento. E questi non potete essere che voi. Io? Voi il comune è la stessa cosa. Scusi, non sono forse l'eroe cittadino? Ebbene, non vorrete far morire di fame il vostro unico eroe? Ma allora lei pensa di speculare sulla situazione? Ah, speculare, che paroloni! Diciamo che esigo il giusto tributo per i servizi resi al paese, che ne so, vitto, alloggio e qualche altra sciocchezzuola per i minuti piaceri. Signor sindaco, i morti illustri vanno onorati. Sa come si dice al mio paese? Imut cambni vive! E voi a questo povero morto qua che vi fa ottenere tutte queste cose? Volete dargli almeno da vivere o no? Oppure volete costringere il morto ad andare a San Martino? Andare a San Martino e dire, lo sapete che succede a San Chirico? Il morto in piazza sono io e la stazione spetta a voi. Caro sindaco, la stazione si spetta a voi, perché quelli di San Chirico l'hanno ottenuta con la frode, l'inganno e il falso in atto pubblico. E caro signor sindaco, se parlo così, 10 anni di galera non glieli toglie nessuno. Ma questo è un ricatto. Vabbè, ricatto no? Ok. Fermo, dove va? Dove vado? Vado a San Martino a vedere se i morti li trattano meglio. Glielo dico adesso, o apre quella porta o mi affaccia alla finestra e grido a tutta la piazza che quel monumento è falso. No, venga qui, ragioniamo. Vedrà che troveremo un accordo, non si preoccupi. Ragioniamo. Lo troviamo l'accordo. Ecco, adesso sì che cominciamo a ragionare. Ma dico io, senta, caro sindaco, mi dia 24 ore di tempo. Vedrà che ci metteremo d'accordo. Beh, questo è un discorso che mi piace. Che ne so,
Mi dica, il comune avrà sicuramente stanziato una somma per le mie onoranze, che ne so, le luminari, i festoni, le corone, la musica. Senti, ci sono anche i fuochi artificiali. Sì, ecco, anche i fuochi d'artificio. Bene, bene. E allora faccia così, metta sul bilancio del comune anche il mio soggiorno qua. Tanto un po' più, un po' meno, non è lei che paga. Questo è vero. E faccia una cosa, e se il comune non ha soldi a sufficienza, ci mette una bella tassa, va? No. Le tasse sono state inventate apposta. Il contribuente non ha che un solo dovere, lavorare, pagare e tacere. No, no, una nuova tassa non è proprio possibile, li ho già spremuti abbastanza. Attingerò ai fondi segreti del comune. Bene, ottima idea, va bene. Tanto un morto più segreto di me, ma dove lo trova? E adesso, per favore, vorrei andare in piazza a godermi anch'io la festa, forza. Sì, ma non mi caccerà mica nei guai. Ma non siamo d'accordo. Tanto un morto più segreto di me, ma dove lo trova? Forza, apra quella porta, per piacere, forza. Va bene, ci penso io. Nicoletta! Nicoletta, apri! Nicoletta! Nicoletta, ti presento il signor Aldo Rossi. Ho sentito tutto. Allora, siamo d'accordo? Per forza. Tanto piacere, signor Rossi. Il piacere è mio, signora Nicoletta. Il povero Marco mi ha parlato così bene della sua locanda che credo mi fermerò un po' a lungo. Lei è il padrone. Naturalmente, fido in un trattamento d'amico per il vitto e tutto il resto. Ci conti. Beh, vogliamo andare. Nicoletta, vieni Mariella, vieni, ti presento il signor Aldo Rossi di Lucera. Sì, è un amico del povero Marco Vecchietti, stava per dirtelo quando sei scappata via. Ah, lo dicevo io che voleva fare lo spiritoso. Ma signorina, mi scusi. Nicoletta, c'è gente? Del paese? No, forestieri, vengono a rendere il solito omaggio alla stanza dove si spense le rue. Possiamo farli entrare? Sa, la popolarità ha le sue esigenze. Come no, è giusto, giustissimo. Del resto il povero Marco Vecchietti da lassù ne sarà molto lieto. Ma ditemi, l'ingresso è gratuito? Naturalmente. Sbagliato, sbagliatissimo! Bisognerebbe farli pagare, che ne so, un obolo, un qualcosina, così per valorizzare l'attrazione. E fatemi sentire, ma voi cosa dite ai visitatori? Glielo faccio sentire subito. Prego, signori, da questa parte. Come vedono, signori? Loro si trovano nella stanza dove il nostro indimenticabile eroe chiuse gli occhi alla vita terrena. Questo il suo letto, quello l'origliere dove posò il capo, l'armadio che rinchiuse i suoi vestiti, la sedia che le resse le sue stanche membra e il tappeto che i suoi piedi calpestarono. La finestra di dove il suo sguardo spaziò per l'ultima volta sulla verde vallata, sui bianchi armenti, i gigli in fiore. Coraggio! Egli continua a vivere nei nostri cuori. Eh sì, cara signorina, come le dicevo, era un uomo buono, semplice e onesto, ma non gli valse a nulla. Tutti approfittarono di lui, gli amici, i parenti, persino la moglie. Ah, aveva la moglie? Eh sì, e aveva anche una suocera che, le dico, di femminile non aveva nulla, si chiamava Geltrude. Povero Marco. Povero Marco, soltanto morendo ha cominciato veramente a vivere. Certo che lei deve avergli voluto molto bene. Eh sì, e gliene voglio ancora. Alla memoria, si intende. Alla memoria. Sa che lei parla molto bene, signor Rossi? Davvero? Sì, ha un modo di esporre le cose, è così semplice e simpatico. Ecco, lei non urla come fanno tutti qui, ma ha un tono sommesso. Eppure gradevole e penetrante. Trova? Scusi, signor Rossi, ma lei è scapolo? Vedovo.
Da molto? 7 anni. Tanti. Non le dico come mi pesa la solitudine. Ma lei, Mariella, come mai non si è ancora sposata? Chissà quanti giovanotti qui in paese le faranno la corte. Ah, non me ne parli. Non sposerò mai uno zoticone di paese che divide le ore libere tra l'osteria e le partite di calcio. Oh, come li detesto. A me piacerebbe sposare un uomo di città, un uomo colto, un uomo fine. Lei di che si occupa, signor Rossi? Io? Sì, che mestiere fa? Io mi occupavo di finanze. Ah. Ma adesso è morto mio parente e mi ha lasciato anche una discreta eredità. E le dico, campo di rendita, e finché dura. Ah, e fa benissimo. Un uomo intelligente come lei è sprecata da muffire in ufficio. Lei è pieno di iniziative. L'idea del concerto serale per far pagare i posti a sedere, le frutta dei bei soldi. E la pista da ballo, e il gioco delle bocce. Lei ha valorizzato ogni angolo della locanda. Albergo. Ah sì, l'albergo della gloria, come suona bene. Anche il nome ci ha cambiato. Lei è un genio del turismo, lo dice anche mia sorella. E le dirò che ho ancora qualche altra idea, la sto maturando perché questo albergo può rendere il doppio. Davvero? Sì, la sto maturando. Ma come fa ad avere tutte queste idee nella testa? Ah, una donna al suo fianco non dovrebbe mai annoiarsi. È come camminare su di un vulcano. Non si sa mai quello che bolle sotto. Cara signorina, i dispiaceri mi avevano atrofizzato il cervello. Adesso, in questo paese, in questa pace, basta che io mi affacci a questa finestra e respiri quest'aria pura che mille pensieri vivaci nascano in me. Oh, non mi era mai parso così bello questo paese. Sì, ogni paese ci appare bello o brutto a seconda che ci dà gioia o dolori. Ah, lei lo deve vedere sotto la luna questo paese, di lassù al poggio. È uno spettacolo indimenticabile. Se vuole stasera lo accompagno, non se ne pentirà. Se la vede qualcuno? Ah, e me ne infischio. Signorina Mariella, potrebbe essere un gioco pericoloso. Lei non mi conosce. Ma a me piace il rischio. E poi a chi devo dar conto? Prego, avanti. Beh, allora io vado e se ha bisogno suoni. Grazie. Gran bella donna, Fortunato chi se la sposa. Già. Senti Marco, questo è il progetto per la nuova tassa di cui parlavamo. Se vuoi dargli un'occhiata. Volentieri. Senti Aldo, ma non credi sia un po' eccessivo far pagare la gente che si appoggia ad un muro? Caro sindaco, i tuoi amministrati passano le giornate neghitosamente seduti in piazza sul muro di cinta del comune. Sì, io di qua li vedo. Lo so, ma non hanno altri svaghi d'altronde. Allora, questa è occupazione abusiva di suolo pubblico. Il muro è forse loro? No, è del comune. Quindi paghino al comune se vogliono sostare, altrimenti vadano altrove. E io come faccio ad esigere i soldi? Ci metti le guardie. Le guardie, ne ho due. Vabbè, una da una parte e una dall'altra. Appena uno si appoggia al muretto, la guardia subito stacca la bolletta e fa pagare la sosta. Tante ore di sosta, tanti quattrini. Giusto, la bolletta. Non ci avevo pensato. Però, dimmi una cosa, io con che nome adesso iscrivo in bilancio questa nuova tassa? Tassa sulla siesta. Senti come suona bene. Siesta. Le tasse devono avere parole dolci, devono essere dolci, sì, perché più sono gravose e più devono suonar bene all'orecchio del contribuente. Ma tu sei meraviglioso, tu riusciresti a cavar danaro anche dalle pietre. Tu dovresti essere ministro delle finanze. C'ero alle finanze, ma non ero ministro. Per fortuna, altrimenti non saresti qui. A proposito di finanze e denari, ho dato un'occhiata alle tue proprietà. Ebbene? Ma non mi avevi detto che la stazione era un bene per il paese? Non è forse vero? Sì. Ma è anche e soprattutto un grosso affare per te. I tuoi campi vengono a finire proprio sulla strada ferrata e il loro valore aumenterà almeno di 10 volte. Negalo se puoi. Questo sì, è vero. Non posso negarlo. Ebbene, ho pensato di lasciarmi corrompere da te per tenere il segreto su questa mia piccola scoperta. Non credo di chiedere troppo un vitalizio e una carta d'identità intestata al nome di Aldo Rossi.
Ma io ti ho già dato fin troppo danaro, credo. Tu, il comune, vorrai dire. Questo che invece io ti chiedo è un piccolo favore personale. E credo che quei campi ne valgano la pena. Non so dove arriveremo, sei insaziabile. Sindaco, io applico in piccolo quello che tu fai in grande, ognuno secondo la sua fame. Ebbene, mi tieni in pugno. Ma bada, è l'ultima concessione che ti faccio, eh? Buongiorno, cari amici. Buongiorno, buongiorno. Bella giornata, eh? Credo che avremo molti turisti oggi. Come stai, Aldo? Ha sempre più fame. Fame? Che problema c'è? Ci sono io. Cosa vuoi che ti prepari? Una bistecchina o un polletto alla diavola? Un pollo! Sì, un pollo! Un polletto. Ci vuol ben altro per lui. Beh, io ora vado. Ho da fare. Buongiorno. Sindaco. Buongiorno. Ma... che gli hai fatto al nostro sindaco? Un'altra stoccatina? Ma guarda, piccola piccola, proprio così. Fai bene, fai bene. Solo tu puoi fargli sputar fuori quello che si è mangiato qui in tanti anni. È diventato il più ricco del paese. Ma parliamo di cose allegre, va? Ho accomodato il pergolato, come mi hai detto. Se vuoi venire a vedere. Sì, vengo subito. Signor Rossi, c'è la posta. La posta. Brutte notizie. Signorina, vuol lasciarci soli un momentino? Subito. Chi ti scrive? Mia moglie. Ancora? Ma che vuole? Dice che si è stancata. Dice che vuol venire qui a vedere come stanno le cose. Oh mio Dio, quando arriva? Arriva domani, il 14. Il 14? Il 14 è oggi? Ma cosa dici? Tu vivi fuori dal tempo, io no. Ma come arrivai? 14 col treno delle 11. È solo le 11:05. Mimì, allora deve essere già qui. Nicoletta, Nicoletta, qua siamo rovinati. Mia moglie fa uno scandalo, eh? Quella ci denuncia tutti. Sì, ma adesso... ci denuncia tutti. Fa arrestare te, il sindaco, me, tutti, tutti, il segretario. Qui se si è portata anche mia suocera, poi... quella è una sola persona, mi fa paura al mondo, mia moglie. Oltre mia suocera, si intende, sì, sì. Sì, però non ti agitare adesso. Pensa, escogita, inventa qualcosa. No, no, no. Tu che hai sempre tante idee. Non ce la faccio. Se penso a mia moglie, mi si atrofizza il cervello. No, no. Vuoi che vada ad avvisare il sindaco? Sì, sì, il sindaco. Le guardie, i pompieri, chiamali tutti, tutti. Io da solo qua non ce la faccio, ti giuro, non ce la faccio piuttosto. Io sì. Mi butto dalla finestra. No, sì. No, per l'amor di Dio, non perdere la testa. La tua testa ci serve adesso. No, non mi serve più, ormai non mi serve più. Non mi serve più. Mariella! Mariella, corri, il signor Rossi si sente male! Oh, santo cielo, vengo subito! Senti, per quanto terribile, tua moglie in fondo non è che una donna! Questo è il problema e te ne accorgerai. Su, signor Rossi, come si sente? Ma... ecco, respiri qui forte! Ma che cos'è? È ammoniaca, sgombra la testa. Ma ce l'ho già, sgombra la testa. Su, mettiamolo a letto. A letto? Sì, sì, tu reggilo da quella parte, io da questa su. Non ce la faccio, non ce la faccio. Voi non la conoscete, non la conoscete. Su, su. Come si sente? Male, male, male. Mariella, tu resta qui, io vado a chiamare il sindaco. Sì, chiama anche le guardie, i pompieri tutti, chiama. Sì, 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 anche le guardie, non t'agitare. Signor Rossi. Oh, signor Rossi, mi sente? È svenuto, mio Dio. Aldo, Aldo, proprio adesso che dovevamo andare a vedere la luna tu fai così. Ma io non t'abbandono, sai. Resterò al tuo capezzale a vegliarti giorno e notte finché non guarisci. E ti curerò, ti darò le medicine, ti accarezzerò. E se tu lo vorrai, io mi farò dono del mio corpo. Sì, su questo letto dove si spensierò io mi immolerò all'amore. Vedrai come sarà bello. Ma tu non morire proprio adesso, caro. Mia moglie. Sì, sarò tua moglie. Ma adesso non c'è fretta. Prima, se vuoi, sarò tua. Amalia. Amalia. Ecco il delirio, mi chiamo Amalia. Sono io, Mariella. Ma non fa niente se fai fatica a pronunciare il mio nome. Caro. Ah, che bello spettacolo. È così che passi le tue giornate al municipio, morto che non sei altro. Signora, lei chi è? Livo della Nanza, babbazza. Ma come si permette? Si vergogna di entrare nelle stanze altrui? Mi
niente, togliere, sono nato cavolo. Lucchi a me, se non se ne va via subito, le gonfio la faccia, te schiaffa così. A me, non c'è che... Pungo, graffio e picchio, se lo vuol sapere. Non mi vado a fare, se potevo divenire una donna. Ma state fermi, mi sta... Guardi! Ma che succede? Ma chi è? È una pazza, è entrato urlando. Sono sua moglie. La moglie di quel porco lì! Tenetela, non fatela scappare! Chiamate le guardie! Il signor Rossi è un gentiluomo! Signor sindaco, in qualità di massimo rappresentante della legge in questo paese, io le porgo formale denuncia contro quella donna! Quella povera donna è una pazza! Io sarei la pazza, eh? E tu che lasci tua moglie per andirti a strusciare con la tua concubina? Che sei? 10 anni, sono 10 anni che questa donna mi perseguita. Mi segue dappertutto. Se mi sente sa che io sono suo marito. E mi chiamo pure Marco, mi chiamo. Come ti chiamo? Giordano, come ti chiamo? Marco sei e Marco resti buffone. Ma vedete, ma come ti faccio capire che io non sono Marco, io sono Aldo Rossi, commerciante, e con suo marito io non ho nulla a che fare. Ma lei, signor Rossi, ha provato a prenderla con le buone? Sì, ha provato a mostrarle la carta d'identità a nome di Aldo Rossi con Gabriele. Ah, sì, ecco signora, questa è la prova. Guardi, lo vedi signora che sono il signor Aldo Rossi? Pure i documenti falsi, pure i documenti falsi. Vabbè, si arrabbia ancora di più, le viene la solita crisi di nervi. Ti sei messo d'accordo, questa massa di delinquenti. Ah signora, questo no. Le ricordo che si trova di fronte all'autorità costituita, sa? Potrei farla arrestare. Ma lasciala stare, non vedi che è una povera squilibrata? Ah, squilibrata, sai? Allora, ma io non so. Eh sì, e lo chiederò a tutti che lui è mio marito. Senta, signora, ha sentito, eh? Se non fa la brava, la portano al manicomio. Su, via, ammetta di essersi sbagliata, eh? Prende il primo trenino e se ne torna al paese dalla mammina. No, io non parto senza di te, sei mio marito, capisci? Ecco lo monumento laggiù, è una truffa. È una truffa, questo è troppo, Ma avete sentito? Ha detto male dell'eroe. Sì, è proprio pazza, è pericolosa. Pericolosissima, qui bisogna rinchiuderla. Signor sindaco, questa donna è una pazza frusa. Non può... Ah, signora, adesso si calmi, In nome della legge la dichiaro in arresto per oltraggio al pubblico ufficiale e vilipendio ai caduti. E violazione di domicilio. E violenza... privata! E ingiurie, minacce e percosse! Andiamo, venite con noi, su! No, ma non chiede lì! Io sono sua moglie, capite? Sua moglie! Venite, su! Abbi pace, anima benedetta, abbi pace. Marco, sono io, Amalia, mi riconosci? Ah, sei tu, Amalia? Abbi pace, ti faccio dire delle messe, Ma mo, show. Marco, tu non vedi più in me una donna? Eh sì, lo so, non sapevo, ma quando è successo? Un'ora fa, è recente. Sì, adesso verranno a darti la notizia, sì. Ora, Mali, ma io ti credevo al manicomio, alla Bosch. No, non ci sto più laggiù. Adesso lo so, se è lassù, sì, ma andà pigliano, Mali, andà pigliano. Qui lassù c'è mai tutto quanto, prima o poi, meglio tardi, mo che sai che sei tu. Ma che dici? Io sono viva, toccami. Come sei viva? Sì, sono viva, toccami. Ma come sto facendo? Oh, tu sei Cialush? Ma tu non sei un fantasma? No, sono viva, toccami. Ma com'è che sei qua? Che ti ha fatto tra sé? Da quella porta, sono fuggita dal manicomio. Sei fuggita? Sì.
Madonna mia, non da vicinare! Non lo culonna! Ehi, mi mette dalla finestra, non da vicinare! No! Madonna mia! Ecco come mi hai ridotta, sei contenta! Ehi, da poverita, te amalita! Quanto sta? Ehi, facciamo scherzo, eh! Ehi. Sono qua, mi ma vedi? Che fai, alla cavuglia? Sono qua, sono viva! Ehi, toccami. Se questo è un trucco per farmi avvicinata a Berta, non ci casco, io mi faccio la finestra e chiamo aiuto, eh? No, non farlo, Marco. Non farlo. L'infermiere già mi stanno cercando, anche le guardie. Tra poco tutti saranno qui. Non farmi tornare laggiù, ti prego, Marco, non farmi tornare laggiù, non ci resisto. Amale, ma tu fai veramente? Amale, sì, ma... sì. E come vuoi dubitarne ancora? Guarda. Bacio il pavimento che calpesti, sì, il letto su cui dormi, le coperte che ti avvolgono. Vuoi che baci qualche altra cosa? No, ehi, state fermi. Il cuscino sopra la testa. Ma Maria, ecco a chi a fallere per farmi credere, ma chi a schiaffi, ecco, mi prendo schiaffi, va bene così. Maria, ma tu fossi uscito matto veramente. Sì, Marco, poco ci è mancato. Una settimana, capisci? 7 lunghissimi giorni. Tutta quella gente che lo culava, ballava, e chi poteva dormire. Ma avevano messa enzima a Messalina, a Lucrezia Borgia, a Greta Garbo. Come è messo proprio Greta Garbo? Sì, era la più terribile, sai? Camminava così, eh? Così camminava. E tutta la notte ripeteva: ce l'hai una sigaretta? Ce l'hai una sigaretta? Come? Fumava tutte queste sigarette? No, non fumava, era un intercalare. E come la notte riusciva a pigliare un po' di sonno, ecco che lei ricominciava: ce l'hai una sigaretta? Ce l'hai una sigaretta? E io mi sento faccio un bello spappolato, sì, non riusciva più a dormire, non riusciva. E dicevo, mo divento pazza, sì, mo divento pazza per me, divento, che ne so, Caterina Sforza. E perché Caterina Sforza? Che ne saccio, Caterina, mi veniva a mente, Caterina, chissà, qualche ricordo di scuola, non lo so, sto confusa. Marco, ti prego, non farmi più tornare laggiù, lo sento, se mi rinchiudono un'altra volta, questa volta impazzisco, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, non farmi tornare più laggiù, faccio tutto quello che vuoi tu, tu mi ci do gli scarpe, tu si macchi i vestiti. È un caffè? Non volevo parlare di un caffè, eh? Certo. Sì, per un caffè, tutti i giorni, 10 tazze. 10 tazze? Quello non lo parla, ma se non avessi andato a matto come te. Faccio tutto quello che hai detto, Marco, ma non farmi più tornare la gente. Ma lei l'ha saperta, Maria. Tu lasciami le scarpe, sì. Ma l'ha saperta. Lucidissime. Sì. Amalia, la saperde. No, lucidissime, uno specchio. Ce l'hai una sigaretta? Vedi, ogni tanto mi torna in mente quella voce da pazza con due pupille fuori. E io che non capisco più niente, lucidissime. Ma le aspettano, tu mi chiami Marco, ma tu mi vuoi arruinare, oh, vedi che mi chiami ancora Marco, ma non amici. Ah, già, è vero, tu non sei Marco, sì, Marco è morto. Sì, adesso tu non sei più Marco, tu sei... Come ti chiama? Aldo Rossi, vedovo. Sì, Aldo. Signor Aldo. Va bene così? Bravo, mandane scurtare. No. Signor Aldo, lei è il mio padrone. Non ha che da comandare. Lei comanda e io obbedisco tutto quello che vuole, ma al manicomio no. Sta male, la saperte. Senti, possiamo provare? Ti voglio credere. Tutto quello che vuoi tu. Proviamo. Tutto quello che... Facciamo un esperimento. Il letto, rifaccio il letto. Sì, il letto, rifacciamo il letto. Amalia, vuole, ma Amalia, no, basta, Amalia. Sin da me, ti voglio credere. Le mani, mi dia le mani. Voglio passare tutta la vita a baciarle le mani. Se mi dire come serva. Ma la settimana. Senti, ti voglio credere, come tu vuoi dire, eh? Facciamo un esperimento. Però tu dico, se fingi, tutto notturno, non ti vado a mano come diventi davvero Caterina Sforza? No, faccia tutto quello che vedo, faccia bravo, tu prometto. Ma, allora, sin da me, io ho trovato. Sì, non c'è altra soluzione. Te c'è una soluzione. Sì. Te lo dico. Vabbè. Che è successo? Oddio, stanno arrivando. Marco, ho paura, nascondimi, ti prego, nascondimi. Aspetta, non mi preoccupare.
preoccupare. Amalia, non lo problema, sai che c'è? Che sei tu che mi fai paura a loro. Tu fai paura a loro, perché tu per loro sei la verità, capisci? Vuoi come tale come l'altro? Perciò tale come l'altro, sì. Però, senti a me, se tu torni a essere libera, sei tu torni a essere pericolosa, e quelli che tendono a paura della verità, farebbero qualunque cosa pur di rinchiuderti. No, Marta, no, dalla tua. No, andata a monci. Ma andiamo a pozza muccia. Sottomi, da qua, da qua, da qua, da qua. Va bene qua, ho paura, Marco, ho paura. No, ho paura. Non aver paura, sì, ci sto qua io. Facciamo così, ora mi metto sotto lì. Faccio finta che dormi. Ho paura, Marco, ho paura. Ho paura, Marco. Che Marco, apri, siamo noi. Oh, ma che volete a quest'ora? Apri, è urgente. Un momento, un momento. Ma è un saccio a quest'ora. Ce l'hai una sigaretta? State cercando un momento. Avanti. Marco, è successa una disgrazia. Che ha tua moglie è fuggita. Com'è? Fuggita? Sì, sì, è fuggita, è fuggita. E adesso? Adesso è un guaio. Fra poche ore fa giorno, arriva il ministro per la posa della prima pietra. E se quella... Ti immagini che figura facciamo? Se quella li va incontro e li spiffera tutto. Signora, si ricordi che io al processo avevo attenuanti, Perché io... Uomini da voi! Smettetela di pensare sempre a voi, Io lo sapevo che finiva male! Stanotte poi ho fatto pure un brutto sogno! Mi pareva di veder camminare per il corridoio un fantasma, con una veste lunga lunga e una testa tutta bianca. Deve essere stata la buon'anima di mia nonna che veniva ad avvertirmi. Cos'hai? Niente, è un callo. Ma non pensare ai calli adesso, pensa a salvarci. Dove si sarà cacciata? L'abbiamo cercata dappertutto. Eppure dico io, in un'ora non può essere andata lontana. È quello che dico anche io. Magari vedi, è qui intorno e noi non lo sappiamo. Sì. Qui bisogna farsi venire un'idea, eh? Ah, guarda, se non ce l'hai tu un'idea, tu che ne hai tante! Un momento, lasciatemi pensare. Sì, sì. Ce l'hai una sigaretta? Io fumo sigari. Fumo sigari, le sigarette te le può dare Nicoletta. Ce l'hai una sigaretta? Se non penso qua, se non fumo non riesci a pensare. Sì, ma perché? Perché parli così? Ui, come sei raffreddato, questo pigiama qua. Ma vabbè, ma fumo dopo, sì, ho trovato. Parla, parla. Sì. Avanti. Allora. Ce l'hai un foglio e una penna? Sì, carta e penna. Carta e un foglio e una penna. Prendi un foglio e una penna e scriviamo. Scrivi, sì. Io sottoscritto, sindaco di San Chirico, dichiaro che la nominata Amalia Vecchietti, già ricoverata come pazza presso il manicomio locale, venga affidata al signor Aldo Rossi in libertà provvisoria e vigilata. E nomino il signor Aldo Rossi come suo custode e tutore legale. Custode e tutore legale. Perfetto. Il signor Rossi veglierà su di lei e al minimo segno di alienazione mentale potrà richiederne l'immediato internamento in un qualsiasi manicomio, anche con l'ausilio della forza pubblica. Sì, mettiamoci pure vista. Sì. Okay. Bene, si porti a conoscenza di tutti i sindaci e le autorità competenti per l'esecuzione della presente ordinanza. Della presente ordinanza. Benissimo. Firma, firma. E firmate pure voi, come testimoni. Firmate, firmate. Magnifico. Così la tieni in pugno. ma cos'è? E il mio stomaco, c'ho fame. Senti Aldo, e se tua moglie va direttamente alla stazione? Senti me, se la conosco ed è fuggita, la prima tappa avrà fatta da me. Quindi state tranquilli, andate dal ministro e non lo fate aspettare, me, forza. Sì, sì, andiamo che facciamo appena il tempo a vestirci. Dai. Sì, è io che devo ancora preparare tutto il discorso. Sindaco, è la carta. È vero, tieni. Ciao Aldo. Ma... Esci, Amalia? Aisha. Forza.
Aisce, non bigianna fredda. Hai sentito? Sei stata affidata a me, oui? Sì. Sta scritta qua, eh? Me lo merito. Sì. Ma se sarai buona, ti dico che la carta non servirà. Però tu dici, eh? Alla prima che mi fai, ti licenzio e te ne vai. No, faccia brava, ti prometto, faccia brava. Vedi, sì, sì. A fare la brava. Madonna, sono tornata, che amo. A un momento, mi hanno dato lì. Andate, papà, vieni qua, amo, sei stata affidata a me. Avanti. Chi è? Sono io, Mariella. No, ti avuto quella sfacciata. Ui, mi abbiamo andata tutta, eh? Ma me l'hai detto che faceva la brava, me l'hai promesso. Sì, ma quella là non già la faccio. Senti, Amalia, questa è una prova e la prima, eh? Se non la superi vuol dire che allora ti da ricovero, eh? Ma lei mi ha offeso! Oh, mi ha offeso? E tu? Tu non offendevi me quando Gigetto Salumire io venivo da casa mia, eh? E mi trattavo come una mazza di scopa, hm? Tu credi che mi facesse piacere vederti fare la scema con lui e mamma te che potevo per corda? No, Amalia, adesso devi vedere un po' tu come si soffre quando gli altri poi cercano di portarti via quello che ti appartiene. Avanti, Mariella! Buongiorno, Aldo. Buongiorno. Ha visto che bella giornata? Oh, scusi, ma lei non è solo? Non si preoccupi, è una povera vedova di passaggio. Ma non era là? Sì, ma l'hanno affidata in libertà vigilata e provvisoria a me. Vero, signora? Sì. Vero? Sì. Sentito, ma mi dica, come mai questa visita di buon mattino? Beh, non mi aveva promesso che mi accompagnava al ricevimento del ministro? Che sbadato. Vabbè, ho capito, ci andrò da sola, se lei qui ha da fare con la signora. Purtroppo qualcosina ce l'ho ancora da fare, però più tardi la raggiungo. Ho capito. Ma lo sa che il rosso le dona? Davvero? Oh sì, sta davvero molto bene. Lei dovrebbe sempre vestire di rosso e pettinarsi così sta davvero bene. Scusi, se permette le do una sestatina. La signora ha parlato? Io? No. Si vede che pensa ancora al marito, ma le vedove sono così. Venga, che le do una sestatina, guardi. Eh? Che ne dici? Beh, in effetti ha ragione, ci guadagno tanto. Rispecchia di più il volto. Grazie del suggerimento. Lei, Aldo, è un uomo di gusto. Sottana! Ma signora, ha parlato? Non trovo la sottana. Non ci faccia caso. Si vede che la signora non è completamente guarita e non mi meraviglierei se dovesse tornare al manicomio. Perché? È pericolosa? Pericolosa no, ma coi pazzi non si sa mai, Per non farli fissare, bisogna sempre tenerli occupati in qualche cosa. In acqua, spazzolare forte, capito? Sì. Sì, signore. Sì, signore. Signor Aldo. Signor Aldo. Come vede, basta dare qualcosina da fare e subito si mette tranquilla e non parla più. Poveretto. Non si è finito. La giacca. Brutto guaio quando la testa non funziona più, sentito cervello. Poveretto, sì. Signorina. Beh, allora io vado. Mi raccomando, la raggiungo più tardi. Va bene. Senta, ma lei ci crede alle carte? Io? Sì, è per un affare di carte che sono qua. Davvero? A me la cartomante me l'ha detto. Tu sposerai un uomo che viene da lontano. Ha un passato e ha un neo sulla gamba sinistra. Lei ce l'ha il neo sulla gamba sinistra? Non mi ricordo. Stasera ci guardo e le faccio sapere. Non ce l'ha! Hai detto qualcosa? Parla con le anime benedette. Ma questa torna in manicomio, Beh, allora io vado. Arrivederci. Arrivederci. La signorina ha detto arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signorina. Che ciò fa? Hai visto? C'è mancato poco che mi comprassero guai. Amalia, se tu continui così, non c'è niente da fare. Io chiamo il sindaco e ti faccio recuperare. Basta. Senta. Chiedimi tutto quello che vuoi tu, ma quella là no, non già faz. Ma tu hai visto come ti guardava? Quello faceva
apposta. Come fa a sformare? Ma... io a quelle con una pozza vedere. Io a quelle mi sarebbe tutto. Che dici? A quelle non sa nemmeno chi sei. Tu metti in gara. Ma dimmi. Dimmi che non andrai con lei al ricevimento. Ui, mobbia, ma andate per le proibizioni. Tu dimentichi una cosa. Marco Vecchietti è morto e io adesso sono un uomo libero, lo capisci? Usaggio, tu sei padrone di fare quello che vuoi tu, ma quella là non è già fatta, non si porta proprio. Ma dimmi la verità, c'è stato qualche cosa tra di voi, eh? Ui, mobbia, mi domande. Ehi, è una brava guaglione e mi vuole bene. Ma quella brava guaglione, ma non lo capisci che quella te vuole ingrappà, eh? Ingrappà? Ehi, una cosa importante, non ha mamma, non ha una mamma, quindi niente suocera. Perché? Già pensi di sposarla? No, Marco, no, questo mai, ti prego, no. Ma perché fai così, eh? Ma tu mi fai credere a me che tu mi vuoi bene, eh? Certo che te ne voglio. E se no che si arrivano da fa qua, eh? Mamma ne muovo, manca fa venire. Mamma. E tu vai a capatina e sei ragionato. Sembra sì. Mamma. Sì, io penso che ti voglio bene, Marco, ti voglio bene, sì. Sei sicuro? Sì. Questi 7 lunghissimi giorni alla dinta non ho fatto altro che pensare a noi, agli anni che abbiamo passato insieme. E ho capito tante cose, sì, tante cose. Soprattutto ho capito che ho sbagliato. Mamma non doveva mai venire a vivere con noi. Madonna, che sei che senti? Non volere, per nata venuta. Sono 10 anni che sento sta... Che io aspetto questa frase, non la sento mai. Ripetila tutta, dilla. Dilla, so 10 anni. Mamma non dovrà mai più venire a vivere con noi. Oh. Sì, non ci verrà più, vedrai, non ci verrà più. Ce l'hai fatta capire che eri tu. Sì, ce l'hai detto. Quando? Prima di partire. Sì, perché lei insisteva. Voleva venire presto, non mi voleva fare venire da sola. E allora a un certo punto anche persa la pazienza. Sì, mamma, a vostia. Da Marco ci vado da sola. Sì, perché queste sono cose che si vedono tra marito e moglie. Anche, non siamo più marito e moglie, tu mettenga. Ma è proprio questo il bello, capisci? Sì, è questo il bello, Marco. Sì, perché adesso noi non siamo... Siamo due sconosciuti. Sì. Come ti chiami? Come ti chiami? Aldo. Piacere, Amalia. Allora, tu sei un altro uomo e c'hai un altro nome e un'altra personalità. E per cui noi non siamo più legati dagli articoli del codice. Sì, dal sì che un giorno pronunciammo davanti ai testimoni. Il nostro sì adesso, dobbiamo dircelo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Sì, perché è nel nostro amore che dobbiamo trovare il vincolo che ci unisce e non nella legge, capisci? E questa cosa è così bella, nuova ed eccitante che mi pare di essere la tua amante. La mia amante? Sì, l'amante di Aldo Rossi, l'amico intimo del mio povero marito. L'amico intimo? Oh, è proprio vero, eh? Sono sempre amici intimi del marito che potuto fare questi scherzetti. Sì. Vabbè, però, povero Marco Vecchietti, era troppo borghese, piccolo, grettoso. Sì, era fatale che prima o poi la moglie di Marco Vecchietti dovesse finire col tradirlo con me, che sono così diverso da lui. Ma io non l'ho ancora tradito. E lo tradirai, mia cara. Se lo tradirai. Sì, Marco, lo tradirò tutte le volte. Tutte le volte. Ah, eccola lì. Voi, chi siete? Che volete? Siamo venuti a prendere la pazza. No, Marco, non farmi portare via. Andiamo, Caterina Sforza. È un'ora che ti diamo la caccia. Un momento. La signora è in libertà vigilata, è stata affidata a me, forse. Guardiamo un po'. Sì, è vero. Qui dice che la signora Maria Vecchietti è stata affidata al signor Aldo Rossi, che è nominato anche suo custode e tutore legale. Ecco, guarda. Dire di sì. È vero. Mi avete detto la verità, ma la signora non è guarita. Guarirà, ne garantisco io, guarirà, forse. Beh, in tal caso, un vero peccato, perché Greta Garbo si era affezionata a Caterina. No. Greta Garbo? La sigaretta, ce l'hai una sigaretta? Allora, mi volete vestire o no? Il ministro sta per arrivare. Sì, vengo subito. Però prima, sindaco, faccio istanza perché la vedova del defunto possa assistere alla cerimonia dell'eroe, naturalmente vestita. Sì, ma siamo sicuri che non combinerà nessun guaio? Tranquillo, garantisco io.
In tal caso, signora, se vuole le riservo un posto in tribuna d'onore e può anche deporre lei la corona sotto il monumento di suo marito. Sì, sì, mio marito sarà felicissimo che sia proprio io ad incoronarlo. Benissimo. E voi che ci fate ancora qui? Andate, la signora è guarita. Andate, andate. Beh, allora, vi volete vestire sì o no? Sì, sì, sì. Senti, se vuoi che io faccia anche un discorso, sai, come amico di Marco, del defunto? Sì, sì, però dopo, dopo del mio. Beh, allora noi andiamo, vi aspettiamo in piazza. Va bene. Ancora una cosa. Cos'altro c'è? Dopo la cerimonia me ne vado con lei. Vai via. E perché? Sì, me ne vado. E non vorrete che rimanga per sempre in questo paese. Adesso che sono rinato, ho dei nuovi progetti. Sì, voglio darmi al commercio in un nuovo paese. Ho delle buone prospettive. Ebbene, sì, sì, quello che non ho fatto nell'altra vita lo voglio tentare in questa. Peccato. Ormai eravamo abituati a te. Ma la signora te la porti via? Naturalmente che me la porto. Ancora una cosa. Nicoletta, tua sorella Mariella ha un debole per me, però tu lo sai, sono un galantuomo e per questo non ho voluto che lei mi mostrasse la luna sul poggio. Poi, se devo scegliere una donna, preferisco scegliere la vedova del povero Marco Vecchietti. Almeno so di che male patisce. E poi, se non fa la brava, tenga sembra a carte, la posso rinchiudere. Comunque, mi raccomando, dite alla Mariella di sposarsi, così si calmerà. Grazie del consiglio. Beh. Beh. C'è proprio calciato giù. Ci vogliamo vestire adesso? Sì. Dai, andiamo anche noi a commemorare la memoria del defunto. Sì, sì. Ma prima, se vuoi salutare la stanza dove si spense tuo marito. Addio, Marco. Addio, Marco Vecchietti. Tu potrai consolarti pensando che la tua morte è servita a qualcosa. Quanti altri uomini potranno dire altrettanto? Ma, gli amici, niente più tasse, niente dipite e niente suocera! E adesso gli interpreti di questo impegnativo lavoro, gli alter ego, li chiamiamo Maria Riccarda Spatola, Tiziano Pilla, Antonio Calabrese, Antonio Venditto, Daniele Palmadessa, Anita Scioscia, Vanessa Salino, Giuseppe Forte, Giovanni Ciccarelli, Gabriella Aufiero, Maria Longo, Luigi San Martino, il nostro regista Lello Di Gioia, il nostro regista Lello Di Gioia,
Grazie, no, lascia stare. Grazie anche per questa meravigliosa commedia che ci hai dedicato e ci hai, spero, lo sottolineiamo con un applauso ancora. Come avete potuto vedere, è stato un lavoro molto difficile. Ci siamo voluti confrontare con questo test, insomma, per superare un'altra prova. Speriamo che sia stata di vostro gradimento e naturalmente ci aspettiamo che anche il secondo spettacolo, vero? Sì. Vero? Anche il secondo spettacolo. Volevo fare un applauso a Maria, perché Maria è stata grande. E un applauso al nostro carissimo amico. Io vi volevo ringraziare perché ancora una volta avete privilegiato il teatro amatoriale, a noi molto caro. Ci costa molti sacrifici, è veramente un impegno che noi abbiamo cominciato da settembre, vero Gino? Abbiamo cominciato da settembre e abbiamo sottratto del tempo alle nostre famiglie, ai nostri hobby e tutto il resto. Quindi ecco, per questo, solo per questo noi vi ringraziamo. I nostri sponsor naturalmente stanno sempre nel nostro cuore, perché senza di loro non avremmo potuto neanche iniziare. Grazie a Roberto che è sempre puntuale. Noi vi ringraziamo, buona serata e ancora auguri a tutti. Grazie a voi tutti per aver partecipato e alla prossima volta. Buonanotte, grazie.